Ciao a tutti e benvenuti, siamo qui oggi con un nuovissimo video offerte, sempre su PlayStation, giochi PS4 e PS5. Abbiamo le offerte di luglio, proprio così. Semplicemente. E non solo, ci sono anche sconti fantascienza e giochi a meno di 15 euro, che vedremo tra pochissimo. Sono tutte valide fino al 21 luglio, tranne i giochi di fantascienza che sono valide fino al 14, quindi pochissimi giorni restano. Iniziamo. Vediamo. Allora, Demon Slayer no, ancora troppo caro, 36 euro. Beh, Gang Beast carino, ma troppo caro. Poi c'è la GOTY di Spider-Man, è sempre Spider-Man con l'altra faccia questa. Ah, sì. Diciamo 20 euro è un po' altino come prezzo, cioè ovvero il prezzo proprio base. Mm. E più che altro conviene quasi abbonarvi all'extra e lo trovate lì incluso. Resident Evil 3 prezzo classico, ormai. Dragon Ball Kakarot invece è sconsigliato perché di solito a 23 euro si trova tipo la Deluxe, a 25 la Ultimate, quindi conviene più comprare un'edizione più completa. La Ezio Collection 15 euro è un prezzo fisso. Resident Evil Village invece 27 euro non è male, però vi ricordiamo che a fine ottobre uscirà la Gold Edition che include tutti i Season Pass che usciranno proprio in quel periodo. Quindi o acquistare queste e poi comprare il Season Pass a parte, oppure aspettare e comprare direttamente quella quando esce. Guardiani della Galassia carissimo, però è incluso con extra. Vampire The Masquerade Swan Song, questo è uscito da poco, mese di maggio mi sembra, ed è calato già tantissimo, il che è un po' sospetto come cosa. Noi questo l'abbiamo acquistato, però dobbiamo ancora giocarlo. Quindi non sappiamo esattamente cosa ha passato questo gioco. Diciamo se o hanno fatto uno sconto per incentivare le vendite semplicemente, o comunque prossimamente calerà ulteriormente. Lo vedrete con un nostro gameplay prima o poi. Vediamo se merita. Deathloop invece 28 euro non è male come prezzo, tuttavia c'è il forte rumor di vederlo aggiunto nell'abbonamento extra. Quindi magari se non sarei proprio quello che si non sarebbe proprio che lo volete troppo, aspettate, tante volte lo mettono lì. Beh, in realtà poi è uscito pure da un sacco di tempo ormai. Quasi quindi un anno. La trilogia di Tomb Raider, classico prezzo consigliato. Abbiamo di Assassin's Creed Valhalla, questa edizione che conviene perché diciamo il DLC di base, questo qua di Ragnarok, costa sui 30 euro. Quindi 45 non è male, offre questo nuovo DLC e il gioco base. Tuttavia manca il Season Pass, quindi mancano dei DLC. Vabbè, Resident Evil e Skyrim prezzi fissi. Per Spider-Man conviene comunque sempre la GOTY o l'Extra. Niente, non cala proprio. E LA Noire no, prezzo fisso di 20 euro. E quindi se lo volete per forza a questo prezzo. Mentre un ottimo prezzo è anche questa Assassin's Creed Valhalla, 63 euro include gioco base, Season Pass e anche un nuovo DLC. Quindi veramente questo conviene se vi manca proprio tutto. Ah, poi abbiamo Persona 5 Royal, l'edizione con la lingua italiana, a 24 euro è un prezzo giusto, è calata giusto di 2-3 euro però conviene. Poi abbiamo la collection di Jak and Dexter, sono 4 giochi 20 euro. Li trovate anche singoli messi nell'abbonamento premium, tuttavia conviene comprare questa, la collection, che sono 5 euro a gioco. Poi abbiamo la trilogia di Naruto, 8 euro, di solito mettono anche la quadrilogia qualche euro in più, però questa già di per sé è un ottimo prezzo. Mentre per Village ricordiamo che la Deluxe Edition di Village non include il Season Pass, quindi questa edizione è abbastanza sconsigliata. Sì, questo bundle proprio in generale. Poi vabbè, Little Nightmare 2 sì. 15 euro è un ottimo prezzo con upgrade gratuito a PS5. Però non è la te, vabbè, poco cambia. Infatti. Assassin's Creed Odyssey, la Deluxe, non include il Season Pass, quindi no. E Life is Strange True Colors, in realtà no, è troppo caro. Sì, ormai la edizione standard si trova tranquillamente a 20 euro. Anche fisica. Ecco, Dragon Ball Kakarot, la Ultimate, che include proprio tutto, a 30 euro. Questa conviene già un po' di più rispetto a quelli standard. Final Fantasy 12, stessa cosa, non cala proprio. Ma un prezzo assurdo, però è incluso con extra se vi volete abbonare. La trilogia di Hitman, 40 euro, 3 giochi. Diciamo ci sta pure, però può calare ancora a 25-30. Poi Bioshock conviene sempre, la collection dei 3 giochi. Ottimo prezzo per il Season Pass di Dragon Ball Kakarot, invece 12,50 euro a metà prezzo.
Se come noi avete solo edizione standard senza season pass, è un ottimo acquisto questo. Medieval forse è un po' caro, però in fondo ci può anche stare visto che il prezzo è comunque basso. Anche se il gioco ormai è vecchiotto, ci sono 3-4 anni. Ah, poi abbiamo Eden Chronicle Rising. Questo noi l'abbiamo finito, abbiamo fatto anche la recensione che uscirà a breve. E 12 euro in realtà ci sta come prezzo. Già 15 in realtà non era male, però sì. 12 ancora di più, è un ottimo prezzo. Poi c'è la Ultimate di Life is Strange True Color. Questa allora già conviene un po' di più. Sì, perché sono 52 euro, però include il gioco base con il DLC della Deluxe Edition, quindi diciamo ha un valore di 25 euro all'incirca, e poi con gli altri 25 euro ottenete la Remastered di Life is Strange 1 e Before the Storm, quindi ci può stare. Inoltre questa fisica non si trova proprio. No. Quindi conviene comunque prendere in digitale. Abbiamo anche già The Centennial Case Ashijima Story. E questo è una cosa, un po' mi dispiace per gli sviluppatori, però è una cosa molto bella, perché comunque il fatto che è uscito da pochissimo e già in sconto di 15 euro fa capire che comunque è venduto pochissimo. Quindi lo desiderate tantissimo, acquistatelo. Però di questo passo mi sa che tra un annetto si trova a 15 euro. Poi c'è il nuovo gioco di Agatha Christie, Hercule Poirot. Questo è pure uscito da pochissimo. È stesso discorso di che abbiamo fatto prima. Però questo qua, diciamo, visto che il primo l'abbiamo pagato 2 euro, diciamo massimo possiamo aspettare che arrivi a 5-10 euro. Va. Consigliata la collection di Unravel, che sono 1 e 2, i due giocabili anche in coop. Hanno abbassato ancora di più il prezzo, perché di solito sta 8 euro, adesso 6 euro, quindi in pratica si parla di 3 euro a gioco. Sono dei puzzle game dove risolve enigmi con qualche sezione platform, molto carini. Ah, poi conviene anche la collection Inside e Limbo. 6,74€. Sempre stile Little Nightmare. Per Like a Dragon questa Legendary Edition non aggiunge nulla di importante, quindi potete cercare la standard. Mentre per Back 4 Blood vi segnalo che tipo da GameStop lo trovate proprio... Neanche la Deluxe, ma addirittura la Ultimate, si trova in offerta usata a 8 euro e nuovo 15 euro. Quindi date uno sguardo da GameStop, magari lo trovate. Tale of Arise ancora troppo caro. Catherine sì, conviene un sacco. Sì, 12 euro è un ottimo prezzo. Anche Lords of the Fallen è sempre un Souls-like vichingo, carino. Un tempo costava 2 euro, poi l'hanno aumentato a 5. No, allora... Che il gioco del lupo mannaro, Werewolf, questo lo stavo giocando, però piuttosto che comprarlo, abbonatevi, lo giocate lì, tanto dura pochissimo. Ah, ottimo questo bundle. Il bundle di Sherlock Holmes della vita, proprio, sono 3 giochi, incluso anche il nuovo uscito l'anno scorso, 40 euro. Sì, sì, quindi questo è ottimo. Ah, anche Dragon Ball Fighters, la Ultimate, con i vari pacchetti, 18 euro, è un ottimo prezzo. E la collection di Beyond e Heavy Rain, 16 euro il prezzo proprio fisso. Ah, ecco, Chocobo Mystery Dungeon, questo è molto carino. 16 euro è un buon prezzo, però il gioco è solo in inglese e quindi consigliamo di giocarlo sull'abbonamento extra dove è presente. Sono finite qui le offerte di luglio, c'è qualcosa di interessante, nulla proprio di incredibile, però qualcosina c'è. Passiamo a vedere un attimo velocemente questi sconti di fantascienza, scadono fra pochissimo, quindi vi diciamo solo i più... eclatanti. Sì, più importante. La truffa. Sì, infatti c'è la truffa di Bioshock, dove potete comprare tutte e tre a 30 euro invece di pagare 10 euro per tutti e tre, che le trovate nella sezione che di poco fa. È la stessa cosa. Proprio dire, proviamo a truffare, magari qualcuno ci casca. Nulla da segnalare a parte la truffa. Infatti non c'è nulla di che. E vediamo i giochi a meno di 15 euro, che come per i giochi di luglio scadono il 21 luglio. Allora, iniziamo, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Rayman Legend, 5 euro. Mi hanno fatto un nuovo taglio di prezzo da 10 a 5. Questo sì. Un ottimo. Così come anche il bundle di Metro, cioè l'abbonamento proprio per prendere tutte le Metro possibili. Abbiamo la Metro 2033 Redux, la Metro Last Light e la Metro Exodus. 15 euro tutto, sono 5 euro a gioco, perfetto. Sì. Così come anche la collection di Metal Gear Solid 5, che include Ground Zeroes e Phantom Pain per 4 euro. Poi, allora, Resident Evil 4 prezzo fisso di 8 euro, non cala. Abbiamo il gioco di Ollie e Benji a 15 euro.
diciamo, ci sta, però ormai per la standard io consigliamo 10 euro, non di più. Poi c'è Outlast a 1,90€. Diciamo ormai gli Outlast li hanno abbassati così tanto che non conviene nemmeno più la trilogia. Perché comunque la trilogia costa sempre 10 euro. Questi costano proprio centesimi. Poi abbiamo la trilogia di Devil May Cry, che non è male. Anche se c'è anche la, a volte la quadrilogia che conviene un po' di più. Ni no Kuni a 10 euro consigliato. Poi abbiamo Kingdom Come Deliverance, incluso anche con l'abbonamento extra, però 7,50 non è male. La Royal di solito costa 10 euro, quindi va bene anche questa. Poi Twin Mirror ormai è sceso a 8 euro, aspettiamo che scala a 5. Quello lo danno gratis proprio, visto che non l'abbiamo comprato fino a mo. Little Nightmare ovviamente conviene l'altra edizione, quella con i DLC. E Final Fantasy 10, DC 2, 15 euro è un po' caro, cioè il gioco è bellissimo, però lo trovate nell'abbonamento extra. Poi c'è Doki Doki, che è un gioco horror. Questo dobbiamo ancora provarlo, magari verso Halloween, l'abbiamo acquistato. 8,70€ è un prezzo standard, va bene. Ah, c'è Untitled Goose Game, giocabile anche in coop. Noi abbiamo fatto la serie completa e la recensione. Bellissimo. 10 euro li vale, sì. Poi Yakuza 0 e 2... hanno fatto il taglio a 6 euro invece di però euro non 10. C'è il primo. No, il primo non c'è, infatti. No, sta sotto il primo. No, il 6. No, è 6. Non ci sta. Comunque, questi vabbè, vi manca un pezzo, in pratica. Poi ci abbiamo Outlast 2 a 3 euro, quindi costano proprio pochissimo. Lost in Random, 15 euro è un po' caro, conviene piuttosto abbonarsi a EA Play e lo ottenete gratuitamente. Devil May Cry prezzo fisso. Dragon Age Inquisition no, perché di solito si trova la Gold, la GOTY a 5-6 euro, costa sì. Anche meno. Vabbè, Ape Escape addirittura qui non ti dice nemmeno il prezzo, ti dice solamente proprio abbona, dice proprio ti devi abbonare se lo vuoi giocare, basta. Ah, eccolo il primo di Yakuza, hanno messo più giù. È sempre 6 euro, è un ottimo prezzo. Questi sono i remake dei primi due. Di solito costano 8, ora sono scesi a 6 e sono solo in lingua inglese, però sono molto molto belli. Poi abbiamo Hidden Agenda 10 euro, un prezzo fisso. Resident Evil 0 5 euro, Code Veronica 6 euro, sono proprio prezzi fissi. Shenmue 1 e 2 7 euro, sì. Ci sta, anche se non hanno la lingua italiana. Prequel di Tiny Tina, è uscito da poco il gioco nuovo. Questo era un DLC di Borderlands 2, adesso costa 5 euro, un prezzo giusto. C'è Mutre 6 euro, ci sta. Ed è incluso anche con Extra. E poi abbiamo anche Super Monkey Ball a 10 euro, che è la remastered. Sì. Ah, Last Campfire 4,50 è un prezzo... È un platform molto carino. Poi c'è My Friend Pedro, che è incluso con Extra, conviene più abbonarvi che comprarlo. Ah, The Council addirittura è arrivato a 5 euro ed è incluso pure con Extra, quindi sì. Questo da provare. Abbiamo Hoa, che è molto carino, l'abbiamo ricevuto da un po', dobbiamo provarlo. Comunque 6,70€, però secondo me ci stanno. Un gioco un po' tipo Ori, però più calmo, non riquietato, diciamo. No, questo mi ha deluso un sacco, questo della mucca. Happy Humble Burger Farm è stata una delusione. 12 euro assolutamente no, 5 massimo. Metal Jaguar's Tale 10,50€ ci può stare. Sì, abbiamo fatto pure la recensione. Questo è molto carino, un po' corto però carino. Junkie in Rays of the Light, The Last of Us in prima persona, a soli 4,40€, diciamo, dobbiamo approfondirla ancora, però non sembrava così male. Poi Until the End, un po' caro. Forse più 8 euro, un prezzo giusto. The Vanishing of Ethan Carter, solo 2 euro. Anzi, 1,90€, quindi ancora meno. Questo... se c'è in qualche abbonamento... Ah, sì, c'è sull'extra. È incluso con l'extra. Vabbè, allora giocatelo lì. Vabbè, per 1,90€, sì. Ghost of a Tale anche incluso con extra, è molto carino questo gioco stealth di questo topo menestrello, però 10 euro li vale, ne abbiamo comprato addirittura la Collector Edition di questo, è molto bello.
Questo Flipping Dead è molto interessante, è da tenere d'occhio, costa 4 euro di base e 2 euro per chi è utente Plus, quindi da approfittarne. E abbiamo anche Memories Retold a soli 4 euro, questo pure è consigliatissimo, veramente molto bello, abbiamo fatto gioco completo e forse anche una recensione. Sì. Ecco qui Agatha Christie, questo è un... perché quello là che hanno creato adesso è un prequel, questo viene dopo, però 2 euro li vale tutti perché è molto divertente. Beh. Poi abbiamo The Town of Light, questo è incluso se comprai l'edizione speciale di Martha is Dead. Altrimenti 4 euro. Sì, comunque ci sta. Poi abbiamo fatto Princess Adventures, questo abbiamo fatto sia la serie completa che la recensione. Bellissimo. Si gioca anche in coop, una sorta di Dragon Age cartunoso, è molto molto carino questo. Sempre ottimo prezzo, Scale Attack, 4 euro, un platform con questo scheletrino. E sono finite qui le offerte di giochi a meno di 15 euro, valide sempre fino al 21 luglio. Abbiamo poi come ultimissima offerta la, questi qua di Lego Star Wars, però il prezzo è un po' altino, anche se non è uscita da tanto, tanto tempo, è uscita da poco. Comunque sia, queste offerte sono valide fino al 21 luglio, fateci sapere come sempre cosa acquisterete e come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!